Però ci voglio provare. Voglio provare. Facciamo così. Halo of Blade e si va dritto per dritto. Sono bravo mid e nessuno mi ha ancora detto nulla. Perfetto. Ok. Quindi chiedo a Taz, a Nayuki se c'è. Ma vaffanculo, cosa me ne frega di sta roba? Professor. Ok. Allora, siamo contro quel tizio lì. Potremmo anche startare di lacrime. Ah, ragazzi, diamo il benvenuto al nuovo mod, anzi alla nuova moderatrice Chocobo, che sarà mod per un paio di giorni. Nel frattempo vi dicevo che stiamo cercando anche dei nuovi mod per la chat di Twitch. 1/2 nuovi mod che abbiano voglia di fare, che ovviamente possano seguirmi tipo tutti i giorni della settimana, praticamente, tranne uno, che ne so, 6 giorni su 7, ok? Tranne il sabato, ecco. Va bene? Allora, con cosa startiamo contro quello? Open mid. Partiamo di lama. Siamo cattiveri. Ecco. Quindi, io pensavo a Polaretti come mod perché vedo che c'è molto spesso, è uno dei più attivi di tutti. Cioè addirittura più di me. E questo non è da tutti. Esatto, Polaretti. In caso tu potresti parlare su Discord uno di questi pomeriggi che ti spiego un po' le cose. E sì, Polaretti è il più attivo del mondo. Mazza, l'ho missato. Aspettiamo di avere di nuovo la Q. Non stiamo a preoccuparci, bravo Brown. Dai, che questa è la partita giusta. Iniziamo bene. Ecco qua. Menato. Puoi sempre fidarti di Brown. Ah, non è che mi fido molto. Ok, fa un po' schifo. Brown. Ci beviamo un latte caldo. Merda, il latte caldo buono. Io potrei farlo, tanto non ho niente da fare tutto il giorno, perciò la sera non sarà un problema. Fabietto, te non ti vedo molto spesso. Io forse da poco devo andare, quindi nel caso controllo su Discord. Ok, va benissimo, ma come ti chiami su Discord? Io non lo so, vabbè, comunque scrivimi in caso, così siamo d'accordo poi. Allora, qua ha iniziato già a dare fastidio sto Veigar. Porca troia, ragazzi, com'è possibile? Lui ha due pozze. Andiamo. Ok. Però non posso fare molto qui. Se ingaggio muoio, praticamente. Devo aspettare. Sono troppi minion. Una piumana quello, Due bigliettini. Buono. Un biglietto. Un nemico è stato ucciso. Hai ucciso un nemico. Oddio! Vabbè, forse potevo salvarmi. Comunque, Ward, secondo me, ho fatto una bella kill. Peccato che l'abbia fatta anche lui. Prep, se ti serve qualcosa di utile, posso riempirti il sito. Poi, se vuoi, ti canto una canzone dei Queen. Sì, lo so, mi riempirai il sito, Farix. Però non potrai farlo appena uscirà il sito, te lo dico. Dovrei attendere. Ciao, Leo B. Polaretto, ok, ti ho scritto.
Vero, conferma, muore dentro, oddio. Sì, io posso riempirti qualcos'altro. Rap, se ti serve posso dedicarti la sega che ho un hold da 3 settimane. Ma non è un po' tanto, dopo ci si fa male. Comunque mi fa molto piacere quando mi dedicate qualsiasi cosa. Un E altro niente. biglietto. Mani che si stringono, ripetere le cose che ci fanno ridere. Sì, infatti Kat lo fa spesso. È un simpaticone. Ok. C'ho la chat di Mimi. Ok. Ragazzi, io sono molto in ansia perché tanto ormai gliel'ho data su con Bramo. So che non lo farò mai Pentakill con questo campione. Forse solamente tra, boh, 29 giorni. Così, casualmente. Tra poco sblocco la ulti. Come mai lui è un livello sopra me? Eppure... Cazzo, si è fatto un sacco di AP con sta Q. Non capisco come mai sia un livello sopra me questo tizio. Nel senso, ci siamo uccisi a vicenda. Oddio, madò. Mi sta aprendo male. Ok, però si è preso un hit di torre. Ora c'ho il 6. Sta andando quasi bene. Non ha mana lui, non ha mana. E mo? E mo? Massacrato di botte! Braum! Ottimo, ottimo così. Zitto. Ok, però dobbiamo pusharlo un po' di più, mo, ragazzi. Vai, minion! Datemi una mano, cazzo. Porca troia. Va bene. Peccato che non ha perso nulla. Però ho pushato più che potevo. Ciao Yayuka, benvenuto, buonasera. Ok. Scarpette. Dopo ci facciamo subito le scarpette Magic Resist. Stavo pensando altrimenti di poter fare un Braum Tank, ma col Collector alla fine, per lastitare le kill, ma non morire praticamente mai. O fare una build mista, un po' come abbiamo fatto la build di Amumu il Perfetto. Vi ricordate quando non riuscivo a fare Pentakill con Amumu? Alla fine ho creato la build Amumu il Perfetto. Non sarebbe male da rifare. Scarpone. Dopo questa partita potremmo subito fare Evelynn oppure Mundo. La mettiamo ai voti, ragazzi? Cioè, nel senso, a me va benissimo anche fare Mundo, Però magari voi volete vedere subito Evelynn. Ciao, Re della Fossa, ma quanto tempo? Era un po' che non ti vedevo, come stai? Cioè, è andato top, Veigar. Se non fa kill è worth. Ok, non è worth. Come non detto. Va bene, va bene. Thank you, Braum. Reported. Sì. For what, man? Cioè, lui è arrivato in lane, è stato lì 20 minuti e voi siete morti lo stesso. Forse i coglioni siete voi. Non ci avete pensato? Non avete valutato questa opzione? No, è troppo facile. Meglio, è più bello dare la colpa agli altri. Che prendere la strada difficoltosa e prendersi le proprie colpe ed essere responsabili quando puoi dare la colpa agli altri della propria stronzaggine.
Oh, va bene, secondo me... Ok, no, troppa gente. Potevo farmeli se non ci fossero state tutte queste persone. Quattro persone mid. Poi dicono mena SSS. Vabbè. Ciao Tetanus, buonasera. Kaisa me l'ha fatto l'SS? Mm. Non starò a discutere con questi babbani. Io non scrivo quasi mai in chat. Ah, ok, Fabietto, non lo sapevo. Tanto prima o poi devi farli entrambi. Sì, lo so, lo devo fare entrambi. Io infatti chiedo a voi quale volete vedere prima stasera. Un nemico è stato ucciso. È difficile ammettere che fanno un pochino caro, sì. Nel senso, vi ricordate quando io ero qua che farmavi mi ho detto ok, Veigar è top. Se non fa la kill è ward. Sono passati 30 secondi e ha fatto la kill. Colpa mia. E loro l'hanno fightato per 30 secondi, morendoci. E ovviamente, se, dato che sono morti, la colpa è mia. Se fossero stati in vita, allora andava bene. Sei una puttana, Kaisa. Una troia, proprio. Ok? Scusami, eh. Scusate, ragazzi, se sono volgare. Però, non lo so. Cioè, io mi ho ultato, io ho fatto tutto, e poi arriva sto qua. Ah, fanculo. Oh, e basta! Cos'è questo via vai? Allora, Kyle, top, ha fatto una kill, va bene. Però è un team che in late è molto forte, ragazzi, eh. Boom! Menato fino alla morte. Perfetto, così mi piace. Chat solo sub per un minuto. Buono, buono, buono. Lo scudo della mia spada. Perfetto. E qua si pusha di brutto. Altra plate. Ok, Lux. Bam! Anche Lux dominata. Perfetto, cazzo. Sottomessa al volere di Braum e ai muscoli. Vado back. Prendiamoci la Wit's End. Ora cosa potremmo acquistare, ragazzi? Un oggetto che dà attack speed. Un oggetto che ci dà un po' di resistenze. Sto pensando tipo all'arco scudo. Facciamo l'SS perché adesso sono una brava persona. Ok. Cosa potremmo fare? Un alleato è stato ucciso. Come mitico, ragazzi, come mitico. Vediamo se Onyx o Pharix hanno qualche idea. Di solito sono quelli che mi danno idee migliori qui. Continua a pushare, tanto Veigar non c'è mai. Lux è sempre mid. Non so perché. A parte Viego mi pinga la speranza perduta. Bravo Viego, hai visto? Ho 4 kill, tu invece cos'hai? La corazza delle torri cadrà presto. Eleggiamo tutto. Non problema. Quasi, buono. E go up in late, perfetto. Buono così. Ah sì, vuoi affrontarmi? Affrontami, affrontami. Anche Kha'Zix scappa dai muscoli di Braum. Buono.
Ok. Ah. Madonna santa, ragazzi, questi si stanno salvando tutti. Per Kyle. Buono. Oh, sta Lux, che odio! Vieni qua! Porca troia! Vaffanculo! Qua praticamente avrei fatto tripla. Mi si è dato anche la kill di Kyle di seguito. Mamma mia, ragazzi! Mammana, meglio andarsene. Che ne diciamo, eh? Vi pare una buona idea fare il drago, signor Viego? Comunque Viego ho molta paura che ci fotta tante kill. Niente. Viego, oltre ad avermi rubato la kill, non ha preso nemmeno il drago. Sarà più difficile uccidere i nemici se hanno più velocità di movimento. Ok, ragazzi, il mitico. Vediamo un po' cosa avete scritto. C'è qualcuno che ha consigliato qualcosa? Altrimenti vado io e mi prendo sta roba, per esempio. Questa potrebbe essere buona per fare danno. Un nemico è stato ucciso. Vai, facciamo questo, dai. Sì, mi faccio tipo crit. Mi compro questo. Poi mi farò full crit praticamente. Potrei farmi anche le attack speed. Poi potrei prendermi, che ne so, questo per non avere più problemi di mana. E poi l'infinity. E faccio full crit e one shot tutti. Bravissimo. Bam! Ha! Tranquillo. Tutto sotto controllo. Buono, buono. Mi piace, sta andando abbastanza bene. Manca per l'arco scudo, manca solo questa wave. Perfetto. Un Braum che tirerà dei calcioni, perché i criticoni di Braum. Andiamo back. Arco scudo ce l'abbiamo, ragazzi. Alla fine sta zitto questo Viego adesso che lo stiamo carriando col Braum mid. È certo che deve stare essere zitto. Vai, andiamo dal red. Quante schiaffoni rap, hai visto Giuso? Ma se provassi un Prowler Claw... Però vorrei farlo crit, così almeno siamo più sicuri. Buonasera, Jonarx. Broken build, una cosa del genere. Diego mi vorrà ovviamente prendere il red. Anche se me lo merito io. Uff. Sti cazzo di Diego player. Che odio. Ok, ho preso il carretto. Oh! Lei aveva usato pure Lial, voleva proprio salvarsi, cazzo. Ok, forse... Oh! Cazzo, vaffanculo! Perché esiste Kai'Sa con la ulti? Facevo tripla qua, facevo tripla. E poi uccidevo Lux, facevo quad, andavamo top, facevamo penta. Quanto scommetti? Quanto scommetti, cazzo?
Comunque la build è buona, eh. La build è buona. Se troviamo, diciamo, team abbastanza squishy come questo, ce la possiamo fare. Peccato per Kai'Sa di merda. Ma un team che la stitta e basta, ragazzi. Il classico team di Killstealer. Ok. Ci sta normalmente a giocare con il nuovo sbronzo S. La stittatemi le kill giuste, tipo la kill sul drago. No, quelle non le stittano. Va bene. Allora. Ma cosa che mi dà tutta stability haste 20? Rune. No, che cazzo è che mi dà ability haste, ragazzi? Questo me ne dà 10. Venta con Bram è quasi impossibile per la natura del champion. Beh, non è vero. Ma se lei scappa e basta, va sotto le torri, non posso farci molto. Però ragazzi, tripla, tripla. Cioè mi sa che abbiamo trovato la formula per fare tanto male. Quindi continuiamo su questa strada. Anche se non riuscirò a fare pentakill questo game, direi che abbiamo trovato una buona build con cui poterci riuscire prossimamente. Ok? Uff, buono, mi sta piacendo. È molto rischioso, Marca. Praticamente dovrei riuscire, cioè dovrei lasciare tutto al destino. Lascio fightare i miei compagni in late, sperando che non uccidano nessuno. Poi devo lastittare io i nemici che sono rimasti tutti in 5 in vita. È difficile. Ok, finalmente siamo riusciti a prendere almeno un drago. In questo modo resistiamo un pochino di più anche noi. Mi dà più resistenza magica, più armor. Arriviamo ad averne un bel po'. Non mi faccio la doppia W. Bene. Se vuoi puoi provare a rubare il blu, però lui è lo smite. Niente. Sempre lo smite a disposizione. Togliamo un po' di ward. Magari ci facciamo vedere e attiriamo gente. Puoi uscire stando qui, cioè uscire da qui e io ti salto sopra? So. Non serviva questa trinket, perché tanto c'era questa. Dimmi, come with me. I'm more feed. 14 kill. Purtroppo mi sono beccato tutta la ulti di Miss Fortune, mi sa. Perché io stavo parando Veigar e non sopra. Ok. Vedete, io purtroppo devo fare questi fight un pochino stupidi, andare 2v5, perché se lascio fare il mio team poi è il rischio che non riuscirò mai a fare la penta. Devo provarci così. Purtroppo ho più infettato male in questo momento, mi sono beccato 3 ulti. Però comunque sia, va bene, non è un problema quello. Ora proviamo davvero a lasciare un pochino il mio team e andare a stittare. Sono abbastanza fiddato, potrei farmi ancora di più se mi finisco l'infinity, però lascio stare. Ok, andiamo. Viego lo sbruffone. Vabbè, ma questo si capiva. I giocatori di Viego sono così, ragazzi. Non è il primo che trovo che fa così. Guardatelo. E giustamente ci sta. Sto giocando un champion OP strafiddato. Quindi è normale che possa fare queste cose. Io sono Brown, non sono Viego. Vedete perché non posso far fightare il mio team? Cioè, lui da solo si è ucciso 3 persone, quasi 4. Capite? Se lo lascio fightare, cioè, se lascio fightare il mio team, rischio tantissimo. E di non riuscire a fare penta. Per questo è meglio che mi lancio 1v5 e ci provo. Rischio, ma ci provo. Magari li riesco a uccidere uno alla volta e ce la facciamo. No, non faccio lo Sterak dopo l'Infinity. Al massimo faccio la Malmortius. Ora sono tutti AP.
sbagliato. Peccato, però siamo andati molto vicini. Il fatto è che fightare sotto tutte queste torri non è molto positivo per noi. Però ok. Forse preferisco questa combinazione che avere un pochino di AD in più. Magari se critta quella volta in più è buono. Però avete visto, senza torri puoi farcela, lo so, ma non li troveremo mai senza fuori dalle torri. Comunque va bene, io mi sto anche fiddando, è buono. Certo, ogni tanto qualcuno mi si prende la kill, fa nulla. Adesso facciamo l'Infinity, dopo possiamo fare un po' di Magic Resist. Potremmo prendere la Visage. Ciao Scarla Sa! Ciao Scarla. Buonasera, benvenuto. Te lo faccio rivedere, che non gli dà fastidio? Guarda, Viga è un kit rotto, io no. Sì, ovvio. Cioè, è ovvio che lui è più forte di me, anche se io ho più kill di lui. Però... quello è il concetto, cioè io devo riuscire a fare una cosa molto più difficile, facile, prendere Viego e carriare il game. Ciao Poised, sì sono 5, ma molti di più in realtà, tu ne hai donati anche tanti. Grazie. Sono 5, buonasera minore 3. Buonasera a te, grazie mille Poised. Allora vediamo un po', qua ho visto un Kha'Zix. Mamma mia! Ok, bravo, aiutami con la passiva così come hai fatto adesso, che hai visto lo stuniamo molto prima, se no avrebbe potuto ultare e diventare invisibile e non l'avremmo più visto. Però l'abbiamo one-shottato, cazzo. Ci sta, mi piace come mena questo Braum. Eloy che si chiede, ma questo picchia più di me? Poi se non sbaglio, Braum e Eloy sono insieme nel gioco lì del Ruined King. Ecco, c'è pure lui infatti qua. Oh, cosa fai? Mi piace bannare la gente in chat. Questi si fanno il drago, però. Spero potessi saltare i muri. È stato facile. Mamma mi diceva sempre. Non... è bello, si fa lullo. Oh, adesso mentre Viego si fa il drago. Ah no, però un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso, buono. Hanno ucciso due nemici, non va bene, non possiamo far penta. Dobbiamo avere almeno 4 nemici vivi per fare penta. Così poi spawnano il quinto e facciamo penta su di lui. C'è porta, non si possa aprire. 3 nemici morti. Anche Kai'Sa è bella forte in questo momento. Ok. Buonasera Mazzup, ben arrivato. Team di stronzi. Eh sì, ma Nemesi, tu non ci sei spesso e non lo sai, ma è sempre così purtroppo. Specialmente con questi campioni deboli. Con i campioni con cui è più facile fare penta, tipo che ne so, con Ekko è stato facilissimo. Primo game, zack, così. Perché lì stai usando un campione forte e non hai bisogno del tuo team. E io non posso certo star qua a leccargli il culo dicendo ragazzi, vi prego, aiutatemi a fare penta. È un miracolo che i nemici non stiano surrendando. E a me va benissimo così, sinceramente. Io posso solo sperare che uccidano Viego dopo di che fightare. Ora però l'Infinity, quindi sono tornato back. Ok. Porca troia, ragazzi. Ok, adesso con questo crit facciamo tanto male, eh. Però non ho resistenze. Quindi probabilmente adesso mi comprerai la QSS, una cosa del genere. Vabbè. Molto gentile Viego, ovviamente. È per questo che non voglio fightare con lui vivo, perché lui mi ruberebbe subito tutte le kill. Come vedete mi ruba il buff, figurati la kill. Ecco, questo. Dopo devo fare penta, lui mi ha rubato Veigar. Va bene, non fightiamo più. Niente, hanno sorrendato. Va bene ragazzi, purtroppo era da dire, con un team del genere era impossibile. Era impossibile.
Vabbè ragazzi, Viego player. Non è la prima volta che ci becchiamo dei Viego in squadra che mi rubano le kill. Quasi quasi iniziamo a bannare la gente che prepicca Viego. E iniziamo a bannare Viego. Non per cattiveria, però non possiamo... Cioè, non è possibile che tutti i Viego player siano così. Non è la prima volta che succede. Sarà tipo la settima, una cosa del genere. Per esperienza posso dirlo. Yeah. Flame Brown mid. Top damage of the game. Beh, è andato via subito proprio la gente. Questo qua mi ha flammato a me. Che gente. Va bene. Allora, ci abbiamo provato. Andiamo con Mundo.